Signori e signori, la più cordiale buonasera da parte di Daniele Piovera dalla Palamico di Castelletto Ticino, decima giornata del campionato di Serie B. Si sfidano i padroni di casa sulla carta della Vinavilla CPR Domodossola e Cecina, una delle sei squadre che guidano il campionato dopo nove giornate. Hidalgo, Realini, Falconi, Bianconi e Tucci per Domodossola. Dall'altra invece ci sono Danna, Spera, Mazzantini, Salvadori e Lasagni. Dopo il primo errore di Spera, possesso offensivo ora per Domodossola, la rimessa di Shaquille Hidalgo, sì, di Shaquille, di Penny Hidalgo. Realini si prende subito la tripla a bersaglio. Maurizio Realini, ex di giornata, lui che a Cecina ha giocato per tanti anni. Adesso spalle a canestro, Spera lavora bene contro Tucci che tiene il contatto e il rimbalzo ancora di Realini, che prova a spingere la transizione. Falconi preso da Lasagni, Hidalgo attacca Mazzantini, torna da Falconi, Tucci, buono il ribaltamento per Bianconi che piedi per terra, sbaglia la tripla. Ora Mazzantini nell'arco per impattare, tripla del numero 11 in maglia bianco-blu. E come potete anche sentire, sono una decina di tifosi di Cecina che hanno raggiunto Castelletto, tanta stima per loro. Ora Tucci in frazione di passi, di persa per Domo. In settimana sono arrivate tante critiche dopo la sconfitta sempre qui a Castelletto, è la terza partita consecutiva che la Vinavilla CPR gioca sul tavolo del Palamico dopo il derby con Omegna, quello con Oleggio. Sono arrivate due sconfitte ma molto diverse dopo una ottima partita contro la squadra di Ghizzinardi. Ora il tiro con l'ultimo tocco a rimbalzo da parte di Spera, non un granché la soluzione di Danna. Diciamo delle due sconfitte diverse dopo un aver combattuto a lungo nel derby con Domegna, invece una pessima prestazione tanto la Bimane di Francesco Tucci che ha rollato bene sull'assist di Realini, decisamente in partita Realini, triple assist per lui. Adesso la dormita, l'ultimo tocco ancora di un giocatore di Cecina, il taglio backdoor era stato di Salvadori che non ha però trovato la via del canestro. Appoggio al vetro in panchina per Cecina, ci sono due vecchie volpi come Leonardo Zaccariello e Giovanni Bruni, mentre in fortunato per un problema alla caviglia Spatti. Cecina che ha attuato una piccola grande rivoluzione in estate, finita l'era Campanella, probabilmente non ci si attendevano subito questi risultati, invece Realini tanto si prende un'altra tripla, la sbaglia e il rimbalzo conquistato da Salvadori, prova ad azionare il turbo Cecina. Lasagni fa saltare Falconi, cerca uno scarico per nessuno, qualche grattacapo lo sta creando questa difesa di Domo a Cecina, qualche azione zona e poi diventa uomo. Vediamo un po' se è una scelta precisa di Fioravanti. Realini ancora Tucci con il tiro in arretramento un po' complicato. Ora prova addirittura a prendersi la transizione Spera, non un granché come idea. Sul cubo del cambio Leonardo Zaccariello. Adesso Salvadori da 5 verosimilmente. Così è. 3 minuti e 20 secondi giocati nel primo quarto. Conduce la Vinavilla CPR 5-3.
Bianconi, scusate Falconi. Lo scarico ancora per Bianconi. Qui ha rifiutato un tiro che doveva prendersi Salvadori. Spalle a canestro contro Tucci, gli mette pressione Tucci. Il primo fallo fischiato. Bene così, perché a me piace una direzione di gara che non sia spezzettata. Arbitrano l'incontro i signori Perocco e Secchieri. Lasagni si rifugia da Danna, si prende due liberi Danna. Gentile omaggio di Perocco. Due liberi per motivi abbastanza misteriosi. Sbaglia il primo Danna. Non grandi percentuali da una parte e dall'altra in questi primi 4 minuti. Tanti errori. Buono il secondo del figlio di Federico Danna, icona della pallacanestro piemontese e biellese in particolare. Realini sulle sue piste Lasagni, esce Falconi, rolla perfettamente Tucci con il piazzato, mano educata per Francesco Tucci, un po' battezzato dalla difesa di Cecina. Ed è un rischio perché Tucci ha buona mano, tanto Realini aggressivo in difesa, recupera il pallone Maurizio per Falconi che attacca Lasagni, poi torna, si prende il blocco di Tucci, ricomincia da Hidalgo, ribaltamento e palla persa da Bianconi. Salvadori fuori per Danna. Zaccariello, Salvadori mette a sedere Tucci che è scivolato. Sette a sei per Domo. Hidalgo, Falconi, Tucci ancora dalla media. Tucci questa volta il suo tiro è corto, un po' troppo distante. Mazzantini dà il primo vantaggio agli ospiti, sono 5 per lui, 8-7 Cecina, 4-26 da giocare. Tucci sale a quota 6, ha cominciato come aveva fatto nel primo quarto contro la Mami, Francesco Tucci. Primo quarto in cui aveva messo, vado a memoria, 10 punti. Adesso Realini ruba palla a Mazzantini. Sottomano Mancino per il più 3 Domo. Salvadori, Tucci non può spendere il secondo fallo. Adesso sempre canestro nelle ultime 5 azioni, 3 per Cecina e 2 per Domo. Hidalgo, Realini, ancora Hidalgo dietro schiena di Realini. Hidalgo si deve prendere la tripla, entra e esce il rimbalzo lungo, transizione disastrosa offensivamente parlando di Cecina. Contropiede gestito malissimo da Salvadori. È stato bravo Hidalgo in quella situazione, perché la prima regola, la prima cosa che ti spiegano su quel tipo di transizione difensiva è di rimanere in mezzo, di non scegliere un lato. Hidalgo lo ha fatto e ha avuto ragione. Realini pesca Bianconi,
Gran partita di Realini. Ora rolla Salvadori, che sta diventando un fattore. Punto numero 6 per il lungo di Cecina. Hidalgo 2:39, 13-12, tanto detto da Andrea. Questa volta brutta persa. Fallo di Falconi su Lasagni. Terzo fallo di squadra per Domo. Esce Bruni, gran palla per Salvadori, due liberi ancora per Salvadori. Si infuria Fioravanti. Secondo fallo di Falconi, che verrà sostituito da Simone Cerutti. Cortissimo il libero di Salvadori, non prende nulla. Buono il secondo. Quindi 7 di Salvadori. Da una parte, 6 di Tucci dall'altra. Ora brutta persa sulla rimessa. Bruni danna doppio playmaker per gli ospiti. Gran palla intanto sotto di Danna per Salvadori. Arriva il fallo in attacco. C'era un mismatch clamoroso sotto canestro. Fortuna che sia arrivato questo fischio, il primo tra l'altro a sanzionare Cecina. Sarebbero stati due facilissimi per Salvadori. Bianconi adesso rischia la persa nuovamente. Realini fa saltare fuori per Hidalgo, dentro Hidalgo sbaglia Lasagni e il fallo ancora di Realini, che manda in lunetta Lasagni. Non una buona idea questa di Maurizio, poco lucido in questa circostanza. Altro giro in lunetta per Cecina. Buono il primo di Lasagni. Due su due di Simone Lasagni per il vantaggio ospite sul 15-13. Simone Lasagni uscito dal settore giovanile di Reggio Emilia. Prima esperienza da senior con la maglia della Paffoni qualche anno fa. Ancora una persa, adesso l'attacco di Domo è in rottura prolungata. La magia di Bruni, fuori per Salvadori, ancora Danna che batte netto Hidalgo. Si butta dentro, sbaglia. Strappa il rimbalzo e segna per il primo allungo significativo di Cecina. Si infuria Fioravanti, guardatelo, un ossesso in panchina. Troppa facilità nel trovare il canestro per gli ospiti. Sono arrivati 3-4 backdoor con appoggi al vetro abbastanza semplici. Momento difficile adesso per la Vinavici Pier.
anche alla luce, ripeto, della particolare situazione psicologica in cui si trova Domo, deve necessariamente, assolutamente reagire, trovare la forza e le risposte dentro di sé, scavare nel proprio inconscio per aggrapparsi a questa partita. E altra persa di Bianconi. Ne ha regalato un nuovo possesso a Cecina. Bruni. Adesso non può nemmeno mettere troppa pressione Domo, perché è in bonus Salvadori. Morbida come la seta la sua conclusione, e fa male perché significa più 7. Più 7 ora per Cecina. Fallo a Lasagni. Secondo fallo di squadra. 21 secondi, doppio cambio, Mazzantini e Spera. Non ho visto se il fallo è stato dato a Salvadori, nel caso sarebbe il secondo. Altri due falli da spendere Cecina. Hidalgo, Realini, si chiude sempre la difesa, tripla importante di Penny Hidalgo. Bravo Penny. Danna va a prendersi il fallo, va a prendersi il fallo. Clamorosa ingenuità della difesa di Domo. Clamorosa ingenuità. Due liberi a gioco fermo di fatto, perché sono 52 centesimi. Sbaglia Danna, 1 su 3 dalla linea della carità per lui. Andiamo lì al secondo libero. Buono. E si chiude qua il primo quarto con il tiro di Realini sul ferro. 21-16 Cecina.
Si ricomincia con il punteggio che qui alla Palamico vede avanti Cecinobi, i primi 10 minuti 21 a 16 dice il tabellone. Sono 10 punti di Salvadori, 5 quelli di Mazzantini, 3 quelli di Danna, 2 quelli di Lasagna per gli ospiti, 3 di Dalgo, 5 di Realini, 2 di Bianconi e 6 di Francesco Tucci, gravato però di 2 falli per Domo. Ora Realini, lo scarico per Cerutti, su di lui Bruni, rolla bene D'Andrea. Hidalgo, grande arresto e tiro, poi il rimbalzo strappato in qualche modo da Cecina, attenzione che può correre. Adesso ho visto però commimare il fatto che D'Andrea avesse una gamba in campo, un piede in campo e uno no. A me non è francamente per nulla sembrato così. Hidalgo, Realini, Cerutti, Bianconi e D'Andrea per Domo, Danna, Zaccariello, Mazzantini, Bruni e Spera per Cecina. Bruni, su di lui Cerutti, Spera prova un alto e basso complicatino con Zaccariello. A parti invertite, solitamente è l'ala che cerca il pivot in quella situazione, qui è stato il contrario e il passaggio che ne è uscito non era certamente calibrato al meglio. Hidalgo, ancora la palla recuperata da Cecina con Zaccariello che in qualche modo trova due punti, in qualche modo perché la palla ha a lungo ballato sul ferro prima di entrare. Ora Cerutti in angolo, Bianconi perde la maniglia. Ora fuori Dago, spazio per Avanzini. Altro momento difficile per Domo che deve recuperare 7 punti, ha solo 9 secondi per azione d'attacco. Lasagni per Danna. Nelle fila ospiti. Avanzini, D'Andrea, Cerutti. Esce Realini, fuori per Cerutti, tiro con l'infrazione dei 24. Correttamente è arrivato il fischio. Però altra serata offensivamente complicata per Domo. Dopo aver trovato 7 punti nei primi 4 minuti ne ha realizzati 9. Doppio palleggio. Ma c'è il fallo su Bruni che effettivamente poi aveva commesso infrazione di doppio palleggio, però prima c'era stato il fallo. Fuori Bianconi e Realini, dentro Falconi e Petricca. Cerca di attingere a tutte le risorse che ha a disposizione anche dalla panchina più avanti. Gran palla intanto di Bruni per Spera, che però sbaglia. Cerutti, ribalta per Petricca. Falconi vuole il blocco di D'Andrea, sbaglia D'Andrea da sotto. Zaccariello con la specialità della casa, il tiro da tre non lo scopriamo questa sera. L'uomo che ha incendiato il Palabasletta con le sue triple, ha incendiato Trieste, ha incendiato anche Omegna per un solo anno. Attenzione che scappa Cecina al più 10, 26 a 16. Lasagna ora vuole ragionare, corna Bruni, blocco di Spera e poi rolla. Bravo Petricca a mettersi sulla linea di passaggio.
Cerutti trova due liberi per il meno 8. Che palla di Zaccariello, che palla, quasi no look, giocata di una finezza cestistica straordinaria per Leonardo Zaccariello. Falconi d'Andrea si prende il tiro e lo manda a bersaglio, bravo d'Andrea. Mazzantini aumenta un po' la pressione difensiva a Domo con Avanzini. Ora Bruni, sempre per Sfera, fuori per Bruni, nell'angolo per Zaccariello, attenzione a Zaccariello, piedi per terra, sbaglia, rimbalzo di Petrica, può azionare il contropiede Domo con Falconi. Due liberi per Luca Falconi, chiama time out Cecina. Con un fallo in precedenza abbastanza netto ai danni di Falconi, non fischiato. ...5:56 da giocare, meno 8 e due liberi però per la Vinavilla. Cipier Domodossola, che quantomeno nelle ultime azioni in attacco ha costruito delle buone soluzioni, sono arrivati anche 4 punti, potenzialmente ora 6 se Falconi fa il suo dalla lunetta. Due liberi per Falconi dopo il time out chiamato da Bandieri. Può sbloccare il proprio tabellino, Falconi lo fa mettendo il primo punto della sua partita. 2-2, meno 6, break di 4-0, adesso difesa allungata, la supera bene Cecina, Mazzantini. Spera, quando ha palla in mano rischia sempre di creare qualche problema. Mazzantini gli salta davanti a Avanzini, poi si allacciano Spera e Petricca. Cerutti, Falconi, 8 secondi, 5-16 per chiudere il secondo quarto. Falconi, tripla di Cerutti storta. Ora Bruni, Salvadori, comunque sa giocare come a pallacanestro Bruni, sa giocare e come a pallacanestro. E mi dicevano che era a rischio taglio a inizio anno. Petrica da casa sua sbaglia, rimbalzo di Bruni e ha tolto e come le castagne dal fuoco a Cecina in tante partite quest'anno. Grande realizzatore ma anche grande passatore. Mazzantini schiaccia per Salvadori. Danna si arresta, si prende un altro fallo. Altro fischio un pochettino generoso. Danna
Sbaglia ancora Danna. Cecina, percentuali pessimi dalla linea della carità. Sono già 4 errori. Buono il secondo di Danna. Per lui 2 su 4. Nuovo più 9, 22 a 31. 4 minuti Falconi, anche lui deve mettersi un po' in partita. D'Andrea. Hidalgo che rischia un po' di frazione di passi. Avanzini, tripla importante di Avanzini, che gli dà il meno 6. -5 a 31. Altro tentativo di palla sotto da dimenticare. Se alza un timido domo domo, non c'è tanto pubblico, per usare un eufemismo, questa sera al Palamica, Palamico, un centinaio di spettatori. Palla del potenziale meno 4, addirittura meno 3 per la Vinavi, che è stata anche a meno 10. Avanzini, Hidalgo, Tucci da Falconi. Sbaglia un canestro che sembrava abbastanza semplice. Pronto sul cubo del cambio Corrado Bianconi. C'è bisogno anche del suo contributo. Salvadori per Spera. In qualche modo la palla rimane lì. C'è un doppio problema fisico a Tucci e a Mazzantini, se non vedo male. 14 Salvadori, 14. Un problema alla testa, è caduto Danna battendo proprio la testa. Tucci si rialza. Danna invece è caduto battendo il capo. Gli applausi dei tifosi di Cecina e non solo. -3 da giocare, infortunio che sembra serio purtroppo ad Anna. Adesso noi possiamo andare in pubblicità, poi riprenderemo la linea quando riprenderà il gioco. Riprendiamo l'infortunio, non è a Danna, chiedo scusa, ma è a Spera. Un colpo alla nuca per lui, sul collo, il ghiaccio, una specie di collare, poi il ghiaccio sulla nuca. Classico colpo di frusta. Interviene il dottor Maestrone. Non credo che sia nulla di grave. Adesso deve necessariamente ridisegnare la sua squadra coach Bandieri, anche se
fino ad ora Spera era stato probabilmente una delle poche note liete della serata di Cecina, con tanti errori, tante palle perse. Si ricomincia, 2.55 da giocare, Tucci consegnato per Bianco e per Falconi, va da Avanzini, Bianconi con triple importante, sbaglia Bianconi. Borruni dietro il blocco di Salvadori, Tucci accetta il cambio, Zaccariello, Danna, punto numero 16 per Salvadori che sta giganteggiando ed è nuovamente più 10 Cecina, 25-35. Ora due liberi per Corrado Bianconi sul fallo di Salvadori, dovrebbe essere il secondo, così è. Salvadori esce dentro Gestri, in lunetta Bianconi trova il fondo della retina, punto numero 3 per lui, 26-35, 27-35, due falli di squadra per Domo, 3 per Cecina, 2-0-2 a giocare. Ora il fallo di Bianconi che ha impedito l'uscita a Mazzantini, secondo per lui. Gestri, ho segnato per Danna. Bruni, qui pretende forse un po' troppo, fintando il tiro da tre e pescando sotto Mazzantini. 4 secondi per l'azione attacco di Cecina. Zaccariello alza la parabola, sbaglia il tap out di Gestri. Bruni, ora per Zaccariello, 3 secondi. Bruni lascia la palla con un tocco di una morbidezza surreale. Primi due punti per lui. 37 Cecina, 27 Domo. Bianconi su di lui, Zaccariello non tira. Bianconi, Avanzini si schianta con Totucci. Falconi non tira. Va da Hidalgo, Hidalgo, bravo. Penny. È fallo di un'ingenuità, è fallo questo Corrado, è fallo, stupido ed è fallo, proprio davanti a noi. Cinquantasette secondi, Zaccariello, terzo di Bianconi. Ancora Zaccariello per Mazzantini, preso da Avanzini, esce Bruni, Realini gli mette un po' di pressione, era quello che ci voleva. Antisportivo, antisportivo di Bruni su Realini. Nessun dubbio in merito. Nessun dubbio, l'antisportivo di Bruni che voleva un fallo che non c'era sulla pressione di Realini. Buono il primo di Realini, e comunque cambia tutta la vita andare a riposo sul meno 5, che può essere anche meno 2 o meno 3, meno 10. 2 su 2 di Realini, un buon primo tempo per lui, ha risposto alle critiche che erano arrivate.
32-37. Bianconi consegnato per Hidalgo, e sta crescendo tanto. Realini su Bruni, nel cuore dell'area Francesco Tucci per il canestro del meno 4. Si ridesta emotivamente Domodossola, si ridesta emotivamente anche il pubblico di Fede Biancoazzurra. Ventisei secondi e 73 centesimi. Da giocare nel secondo quarto. Il time out di Bandieri, che sta rimproverando i suoi per aver rimesso in partita Domo, che nel match adesso c'è e come. Bruni, Lasagni ora sul parquet per gli ospiti, Mazzantini, Zaccariello e Salvadori. Quintetto difensivo, se ce n'è uno adesso per Fioravanti, con Avanzini, Petricca e Tucci. Bruni preso da Hidalgo, vuole far scorrere tutti i secondi. Arresto, tiro, sbaglio. Tapin vincente di un incredibile Salvadori, che si è fatto male. Si è fatto male anche lui alla caviglia. Si è girata anche la caviglia di Salvadori. Piove sul bagnato in casa livornese. Ora 3 secondi, 2.96, ghiaccio inevitabile per Salvadori, tanto bagnato questo parquet, lo avevo già visto anche nel derby contro Omegna. È scivolato Salvadori. Sarà costretto a giocare il secondo tempo senza lunghi di ruoli, perché di ruolo Cecina, anche se adesso ho visto Zaccariello che è andato a dire, chiedere a Spera come si senta. Ed è chiaro che, ripeto, se Cecina nel secondo tempo lo gioca senza i due lunghi, il piano partita di Fioravanti deve essere, e di Domo, deve essere molto molto semplice, no? Palla sotto, palla sotto, palla sotto, palla sotto. Sarà costretto a giocare, tra l'altro perde il suo uomo migliore di gran lunga, 18 punti per Salvadori, in un primo tempo da raccontare ai nipotini. Anche Salvadori portato a spalle dai compagni in tribuna. Già aveva dei problemi fisici. Realini che chiude qua 34-39 il primo tempo, più 5 Cecina, che però ha perso due giocatori per infortunio.
Si ricomincia con il punteggio di 39-34 per Cecina. Cecina che dovrà fare i conti con l'assenza di Salvadori in questo secondo tempo. Caviglia gonfia come un melone per l'MVP dei primi 20 minuti. 18 punti per lui. Fortunio la Caviglia che sembra abbastanza serio, mentre spera che era uscito anche lui anzitempo per una brutta caduta e un colpo al collo. A nostro giudizio tornerà sul parquet. Ora Bruni, Zaccariello, Danna, Lasagni per gli ospiti. Danna nel cuore dell'area, arresto, tiro sbaglia, rimbalzo di Bianconi. Hidalgo, Falconi, Bianconi, Tucci e Realini per Domodossola. Realini va a prendersi il fallo, una certa esperienza, infrazione di passi abbastanza evidente, a tutte le ragioni del mondo a protestare nella circostanza bandieri, come aveva protestato in diverse occasioni dopo nel primo tempo. Non una grande direzione di gara. Sbaglia Realini il primo libero, fa 0-2, sanguinoso 0-2. Ora il fallo in attacco di Danna, su questo nessun dubbio, ha sbracciato, e come si è sbracciato Danna. Ancora problemi sul parquet. Ed è chiaro che su un parquet così bagnato per i giocatori diventa tanto, tanto, tanto pericoloso. Tra l'altro Cecina lo sa perfettamente, visto che la sua partita contro Firenze 2 settimane fa è stata sospesa proprio perché sul parquet c'era troppa condensa. Falconi, a lui a portare palla, Hidalgo preso da Danna, la virata di Tucci che adesso deve fare la voce grossa sotto le plance, regala il meno 3 a Domo, 36-39. Bruni, canestro e fallo di Bruni. Che poi stramazza a terra. Brividi per la panchina di Cecina. Concretizza il gioco da 3 punti. Bruni, Ora il fallo di Gesteri. Adesso richiamo ufficiale non per Bandieri ma per un componente della sua panchina, credo sia proprio stato Salvadori a protestare. Bruni in pressione su Realini, Tucci fuori per Realini, Hidalgo ancora da tre, sbaglia, rimbalzo su cui prende tutto Tucci che poi sbaglia. Realini
Scusate, Hidalgo esce vincitore della lotta sotto le plance. Nuovo possesso, il terzo consecutivo per Domo, che però deve uscire con qualcosa da questa transizione. Falconi sbaglia. Doppio antisportivo, Bianconi Zaccariello. Doppio fallo, scusa. Doppio fallo, non doppio antisportivo. Storie tese tra Bianconi e Zaccariello. Zaccariello, vecchio volpone. Poi però si spiegano senza nessuna credine. Terzo di Bianconi, secondo di Zaccariello. Rimessa per Cecina. Già 7 falli fischiati in questo terzo quarto. Nel primo tempo invece avevano lasciato parecchio correre, specialmente in avvio. Bruni prende il blocco di Spera appena entrato. Zaccariello, arresto, tiro, un airball, rimbalzo controllato da Domo. Bianconi, gran canestro di Corrado Bianconi, che prova a mettersi in partita per il nuovo meno 4, 38-42. Buona difesa di Dago su Bruni. Danna Spera che è in condizioni non ottimali. Falconi, e la grande schiacciata di Francesco Tucci per il meno 2. Super schiacciata di Tucci. Domo Domo ora canta il malamico. Sbaglia tutto Spera da sotto alla palla del sorpasso. La viene a Vicipir. Può ribaltare Falconi, invece si butta dentro. Subisce il fallo di Spera. Andrà in lunetta con due liberi che possono significare parità a quota 42. Time out immediato da parte di Cecina. Sei e 17 da giocare. Quattro di Danna, che non ha segnato nel secondo tempo. 5 di Zaccariello, 2 di Spera, 5 di Mazzantini, 5 di Bruni, 18 di Salvadori, e rimarranno questi fino alla fine. 2 di Lasagni, non una gran partita per lui, anche pochi tiri. 6 di Dago, 7 di Realini, 2 di Falconi, 6 di Bianconi, 12 di un dominante Tucci. Al di là dei problemi dei lunghi di Cecina. Nella lunetta Luca Falconi, che può fissare il pareggio che manca dall'inizio, manca dal primo quarto. Ha sempre condotto Cecina. Buono il primo di Falconi. Due su due per Falconi. Lasagni, ancora la palla recuperata da Realini, e poi però la perde, la ritrova Mucchio Selvaggio. Qui sì che doveva arrivare un fallo a premiare Realini. Possesso alternato da ragione a Domo. Dentro Mazzantini, fuori Danna.
Falconi. Hidalgo va da Bianconi contro Zaccariello. Bianconi con una tripla da casa sua da 8,5 metri, completamente fuori dai giochi, assolutamente forzata, ma ha ragione lui. Più 3, ritrova il vantaggio Domo. Lasagni prova e risponde con la stessa moneta, sbaglia il rimbalzo strappato da Mazzantini. Bruni, piazzato di Bruni, sbaglia il tap out, nuovo rimbalzo di Cecina, però c'è la persa Bianconi e Realini. Realini sbaglia, l'ultimo tocco è di Falconi. Momento di grande confusione. Bruni si butta dentro, non c'è l'eventuale gioco da tre punti. Quarto fallo di squadra, adesso scatta il bonus anche per Cecina. Mucchio selvaggio, Lasagni ben sotto il suo fatturato. Intanto canestro e fallo di Spera. Con Fioravanti 2 metri in campo per catechizzare Penny Hidalgo. Sbaglia Spera, a rimbalzo Tucci. 4-5, 4-4, Falconi via tutti, va da Realini, poi non ho capito cosa volesse fare qui Realini. Zaccariello fuori per Mazzantini che finta il tiro, arresto nel cuore dell'area, sbaglia Tucci, ancora lui a rimbalzo. Tucci per Hidalgo, tripla di Hidalgo, sbaglia. Bruni, Zaccariello. Con Zaccariello che aveva il piede fuori dal campo. Comunque Perocco qualche ripetizione la deve prendere, non per queste scelte ma in generale. Falconi, Realini, Mazzantini sulle sue piste, tiro frontale di Bianconi, sputata dal ferro la tripla di Corrado Bianconi. Poi Spera sbaglia un canestro clamoroso in contropiede, adesso fallo in attacco che fa a pari con quello di prima di Danna. Hidalgo ha sbracciato, l'altro non male, l'altro arbitro Secchieri. ...4-5, 4-4... 3-0-7... Ancora lei urla di Fioravanti. Parziale di questo terzo quarto
Dice 11-7 Domo. Si ritorna sul parquet dopo il minuto di sospensione, dopo il fallo in attacco di Hidalgo. Polveri bagnate per tutte e due le squadre in questo terzo quarto, particolarmente per Cecina. Come dicevo prima, ha messo a segno solamente 7 punti. Ora Bruni si stacca, Lasagni. Si mette in proprio Lasagni, prova un gran canestro. Grande esecuzione. Realini va a chiudersi in un vicolo cieco. .236-11 per l'azione d'attacco. Falconi, esce proprio Realini. Non una gara rimessa, l'ultimo tocco di Spera. Rumoreggia il pubblico di Fede Rossoblu. Hidalgo. Sbaglia Bianconi in penetrazione. Bruni. Fuori per Zaccariello, tiro, sbaglia Zaccariello. Meno male, perché poteva ridare un piccolo margine a Cecina, che ha saputo rimettere il naso avanti. Mismatch Bianconi-Mazzantini. Va da Hidalgo. Cosa inventa Hidalgo? Cosa ha inventato Hidalgo? Con una grandissima pazienza, bravo, bravo Penny. E poi ancora la palla recuperata da Realini per il più 3 in contropiede. In un amen 4-0 Domo di parziale, Zaccariello 1-25. Che bravo anche Zaccariello. Un altro problema fisico anche per Bruni. Però non si può giocare in queste condizioni. Cioè, davvero pericoloso. Davvero pericoloso. .49-48 anche Bruni, problema al ginocchio, spray per lui. Hidalgo. Falconi si prende una tripla da casa sua, sbaglia il rimbalzo di Zaccariello. Zaccariello, Lasagni, si stacca Mazzantini. La stoppata di Bianconi, che prova ad azionare il turbo. Flipper con l'ultimo tocco di un giocatore di Cecina. .31 secondi da giocare. Bianconi sbaglia, non si deve fare il retire adesso. Falconi,
lavora un po' troppo dal palleggio senza costruire nulla. Realini alza la preghiera, sbaglia. Bravissimo Tucci! Zaccariello si arresta con la tripla che non va, 51-48. Si chiude qua il terzo quarto, più tre Domo. Si ricomincia, più 3 Domo, 5-1-4-8. Vedremo se poi anche Bruni infortunato potrà ritornare sulla parquet. Sembra così, un po' di sfortuna dobbiamo dirlo per Cecina. Ha persa, la persa di Domo Idago, qui forza in contropiede. Qui sbaglia la gestione. Nuovamente in campo Bruni, fuori Danna. Vediamo le condizioni del faro del gioco di Cecina. Mazzattini per Zaccariello. Fallo di Falconi. Non una buona notizia perché dovrebbe essere il terzo. Tanto vuole maggiore gestione. Fuori Hidalgo, dentro Cerutti. Vediamo se si alza la paletta dei falli. Non si è alzata. Bruni per Spera. Mazzantini ben oltre il tempo massimo. Insomma, non me ne voglia Spera, ma tra lui e Salvadori c'è la differenza che passa tra Michael Jordan e un altro giocatore di NBA, sceglietelo voi. Realini va da Bianconi. Tucci fuori per Cerutti. Realini fa saltare ancora Tucci con il piazzato importante. Più 5, massimo vantaggio. Vina Vinci Pir. Sono 16 i punti di Francesco Tucci. 53-48.
spera nel cuore dell'area, sbaglia. Rimbalzo di Falconi. Calma, calma, dice Fioravanti, pugno per Falconi. Realini. Poi Tucci, questa volta sbaglia. Sono due facili per Mazzantini, per la verità non facilissimi, perché c'è stato il canestro, un in quasi tuffo carpiato, canestro del meno 3-50 e la persa di Domo. Fossi Fioravanti fermerei subito. Fallo di Cerutti. E qui stavo per dirlo che un pizzico di pressione a Bruni bisogna darla. Ancora Realini. Per il nuovo più 5 e Bruni non ce la fa più, anche lui si siede in panchina, alza bandiera bianca. Situazione direi surreale per Cecina. Adesso Zaccariello, Lasagni, Mazzantini, Danna e Spera. Ancora palla recuperata da Realini, che però sbaglia. Gran partita di Maurizio, che è questo giocatore qui. Se può mettere pressione, magari non essere condizionato dai falli. Ancora recupero di Bianconi, che arringa la sua panchina. Adesso quell'impressione che Domo possa fare sua questa partita, manca 7 minuti però. Sembra un po' sulle gambe anche mentalmente Cecina. Bianconi, tripla di Bianconi, a segno Corrado Bianconi per il massimo vantaggio, 58-50. Tripla di Bianconi, che sale a quota 14. Minuto chiamato dagli ospiti. Trova forza e coraggio anche il pubblico della Vina Vicipir. Mentre Salvadori prova ancora a incitare i propri compagni. ...6:29 da giocare. ...6:29, 8 in una partita a basso punteggio come quella di questa sera. Sono un ottimo margine. Poi dopo il primo quarto in cui Cecina aveva segnato 21 punti, nei successivi 25 minuti gli ospiti ne hanno segnati 29. Zaccariello in punta con la tripla, sbaglia Zaccariello, rimbalzo di Falconi, chiedo scusa, vuole un attimo ragionare.
Falconi per Cerutti. Bravo Cerutti a sporcare la palla a Lasagni. Bravo. Cerutti. 5 minuti, Tucci. Canestro rovesciato. High career per Francesco Tucci. Sono 18 per lui e sono più 10, sono 60 i punti di Lavinovic Pir. 10 quelli di scusate, 50 quelli di Cecina. Quarto di Falconi. Pronto Hidalgo. Questi 4. Fallo lì a Realini su Mazzantini. Si alza e chiede conto della decisione a Realini. Quindi due liberi per Mazzantini. 5-0-9. Buono il primo di Mazzantini che sale a quota 10. Alto tiro libero per lui. Partita eterna. Immagine emblematica, quella alle nostre spalle, o meglio anzi in fronte a noi, con Bruni e Salvadori lì sdraiati. Due su due di Mazzantini. Intanto Zaccariello, furbata, non ha lasciato lì la palla. Bianconi. Tucci. Hidalgo può cominciare a giocare un po' con il cronometro Domo. Qui non ho una granché l'idea di Bianconi di sparare fuori equilibrio. Zaccariello per Spera, vuole giocarsi l'uno contro uno con Tucci, la dà ancora a Zaccariello. Mini break Cecina 60-54. Zona Hidalgo. Realini, finta il tiro, 3 secondi di Tucci. Time out di Fioravanti. C'è anche in questa situazione Perocco, per l'amor di Dio, non so se tu ci abbia fatto 3 secondi, ma a 4 dalla fine tu fischi 3 secondi. Era da 15 e 18 che non fischiavano i 3 secondi, da 15 e 18. Boh. E attenzione perché Cecina ci crede ancora. Break di 4-0 e palla in mano adesso per i toscani. Danna Lasagni, Mazzantini, Zaccariello.
e spera, quintetto obbligato per Cecina. Cerutti, Hidalgo, Realini, Bianconi e Tucci per Domo. 5 falli di squadra per Domo d'Ossola, 0 per Cecina. Mamma mia, ma che fischio. Questo fa lo stesso, sempre lui, che prima ha fischiato 3 secondi, ripeto che da 15-18 che non c'erano, adesso fischia un fallo in attacco, folle. A ripetizioni dovute, doverose, auspicate e auspicabili per lui. Ora sbaglia Realini, contropiede per Lasagni che sbaglia. Adesso c'è il fallo in attacco di Danna. Fallo in attacco di Danna. Raccapriccianti. Se la ride Falcone in panchina. 3:37 ad ogni buon conto. È tutto oro che cola, grasso che cola, chiedo scusa, per Domo. Tucci può attaccare Mazzattini, no? Può, deve. Dieci secondi per l'azione d'attacco. Cerutti, Tucci con il piazzato, sbaglia Mazzantini, può mettere il turbo con la penetrazione, sbaglia anche lui. Due contropiedi gestiti male da Cecina, bene così per Domo. Pressione folle di Zaccariello su Hidalgo. Ultimi 3 minuti, 7 solo secondi, anzi sono 8 per l'azione d'attacco. Cerutti, Tucci, ribaltamento per Realini che può mettere il punto esclamativo sul match, lo fa Bianconi, no, non è buono il canestro, non è buono il canestro. Un secondo dopo è arrivato il pallone, un secondo di troppo, tanto però Domo si è completamente bloccata in attacco. Non segna da 3 minuti. Danna, altra disastrosa gestione di Cecina, minuti di orrenda pallacanestro. Sembra quasi che nessuna delle due squadre voglia vincere la partita. Legittima e comprensibile la paura per Domo, legittima e comprensibile anche la poca qualità in questo momento. Che canestro di Hidalgo! 8 punti che pesano. Mazzantini, Lasagni di tocco per Danna. Realini tiene il contatto e poi si prende gli applausi dei compagni. 6-2-5-4. Più 8. Falconi, pollice basso. Hidalgo, cade anche Tucci e poi realizza il più 10, e questo forse è il canestro che chiude la contesa, ed è anche giusto che arrivi con Tucci, migliore in campo,
64-54. Non ci crede più Cecina. 10 punti di margine per la Vina Vincipir. Sono tanti. Sei, quattro, cinque, quattro. 1:40 da giocare. Lasagni deve affrettare ovviamente adesso le soluzioni Cecina. Mazzantini, sbaglia Mazzantini, rimbalzo di Tucci per Falconi. Sul cubo del cambio Turini per Cecina. Ultimi 90 secondi. Falconi ha un'autostrada davanti a sé e trova due punti, che significa game, set and match per la Vina Vincipir Domodossola, che torna al successo. Lo fa contro una big come Cecina, lo fa approfittando delle assenze arrivate a partita in corsa per gli ospiti. Ma come è arrivata questa vittoria conta poco, conta che sia arrivata. Al resto ci si penserà dopo. Turini sbaglia, fallo di Spera su Bianconi. Quanta secondi. Più 12 e palla in mano per la Vina Vincipir. Hidalgo. Arrealini, Falconi. Si gioca solo per le statistiche ora. Il fallo guadagnato da Falconi, che andrà in lunetta con due liberi. Rilassato, sorride, Fioravanti in panchina. Abbraccio bello tra Bianconi e Realini. Ci voleva per tutto l'ambiente questo successo. 2-2 di Falconi. Io ho sentito anche critiche eccessive nei confronti di questa squadra. Cioè, bisogna anche capire il valore delle avversarie, capire il valore della propria squadra per dare dei giudizi. Io ho la sensazione, ho la convinzione che un pochettino troppo sia stato ingigantito il momento no. Ma non è un momento no. Cioè, Domo ha la classifica che si è meritata per colpa di un calendario difficile nelle prime 9 giornate. Ha probabilmente steccato una o due partite, ma processi, eccessive critiche, secondo me erano un po' fuori luogo. Da questa sera può ripartire un nuovo campionato, e significa che probabilmente Domo continuerà a vincere meno partite rispetto ad altre squadre.
ma fatto sta che trova due punti che valgono. 6-8-5-6 il finale dalla Palamico. Da parte di Daniele Piovara, un grazie a Daniele Travini alla camera. E arrivederci sugli schermi di Vicio Azzurra TV.